Ciao Pompi fan, benvenuto in questo nuovo video di Intanto in riabilitazione. Intanto in riabilitazione c'ho un sacco di tempo libero e praticamente faccio danni e basta. Praticamente io ho un computer che ho comprato circa 6 anni fa perché prima di questo computer avevo dei computer praticamente che erano dei giocattoli con una RAM di 4 giga. Quando andava bene, quindi su Amazon ho trovato questo computer che è usato, sì, ma ricondizionato con 16 giga di RAM e un hard disk da 500 giga. Volevano 400 euro e quindi lo comprai subito. Poi, appena mi è arrivato, ovviamente c'era installato Windows e che io poi ho lasciato per qualche anno. E subito poco dopo che mi è arrivato, praticamente mi è cominciato a comparire la scritta che c'erano delle tracce corrotte nell'hard disk. Quindi, già che c'ero, ho cercato sempre su Amazon un SSD da 1 tera e quindi ho sostituito l'hard disk con l'SSD. Poi c'è una caratteristica di questo computer che a me è piaciuta tantissimo ed effettivamente è comodissimo, cioè lo sblocco col fingerprint, cioè con l'impronta digitale. Vediamo se riesco a fare vedere senza fare danno. Cioè non so se si vede questa qua. Aspetta, si passa il dito sopra e si sblocca invece di dover mettere la password ogni volta. Quindi stamattina mi era venuto in mente di fare appunto un video per quanto riguarda lo sblocco. Siccome Ubuntu non permette di farlo, quando ho installato Ubuntu non mi ha permesso di attivare questo device. E quindi praticamente la prima cosa che ho fatto stamattina è stato digitare sul terminale LS USB che mi dà tutti i vari device, fra cui c'è anche il fingerprint sensor, che nel mio caso è Validity Sensors. Quindi l'ho selezionato, l'ho copiato e poi ho cercato su internet enable Validity Sensors per on Ubuntu 22.04, la versione che ho io, e da lì ho aperto una serie di pagine, ho iniziato a scaricare cose sul computer e ho fatto più danni che altro perché si sarà attivato qualcosa che mi ha disattivato la password. Quindi poi dopo un tot di tempo si è spento lo schermo. Ho cercato di sbloccarlo, però la password non me l'accettava più. Il fingerprint ovviamente non era stato configurato, per cui ho ripreso la chiavetta di Ubuntu e ho reinstallato tutto da capo. Quindi mi ritrovo con tutti i programmi da dover installare e con alcuni programmi che avevo fatto io in Python che ho perso, ovviamente dovrò rifare. Troppo comporta perché comunque devo passare tempo. Meglio scrivere programmi che fare danni come ho fatto io. Io chiedo scusa in quanto cioè, in questo video non spiegherò come abilitare il fingerprint sensor. Non voleva essere un titolo clickbait, ma di questo parlo, di questo appunto. E con questo in questo modo ho chiamato il video. Quindi volevo invitarvi, se non l'aveste fatto, a iscrivervi al canale e se vi piace il video a lasciare un like o anche un dislike, non ha importanza, l'importante se sapete come fare e se volete lasciare dei commenti sotto che possono essere utili anche per altre persone che posso essere interessati all'argomento. Per me sicuramente sono utili. Se sapete come fare per abilitare il sensore del fingerprint, a me fate una cortesia enorme. Comunque,
Questo per dire che l'ozio porta ad agire, a volte si fanno più danni che altro. Un'altra cosa, un'altra brutta scoperta che ho fatto è che intanto non riesco a configurare OBS su Ubuntu, cioè non riesco a registrare desktop con OBS. Quindi, poi prima io, nella mia vita precedente, nel mio Ubuntu precedente, il 18.004, quello che avevo fino a qualche anno fa, adoperavo Kazam, mi trovavo benissimo. Adesso ho provato a installare Kazam e i video vengono neri perché praticamente ho scoperto poi facendo delle ricerche che mancano alcuni file quando si installa il pacchetto, mancano dei file che poi bisogna andare a installare manualmente. Per cui io ho cercato di installare questi file, non ce l'ho fatto ovviamente. Madonna, ragazzi, ma che giornata di merda. Comunque, detto questo, ragazzi, voglio bene, grazie di aver seguito il video fino a questo punto e ci vediamo alla prossima. Leopogammai loco. Ciao, attimo che spengo il video. Savo di crap.